Il tema non è molto diverso da quello appena affrontato nella precedente interpellanza. In pratica il tema è quello dei derivati, al quale ci siamo iniziati ad occupare in modo specifico, approfondito in Commissione Finanze, dal momento in cui nella stabilità è stato previsto che la nostra Repubblica, nella persona appunto nel soggetto del Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento del Tesoro, è autorizzato a stipulare delle garanzie bilaterali con le banche, controparti in derivati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che su tutti i derivati che lo Stato ha sottoscritto, abbiamo scoperto da non molto tempo che si tratta di circa 163 miliardi di derivati, che con una potenziale perdita di 43 miliardi di euro, sempre liquidi, lo Stato potrà sottoscrivere delle garanzie. Questo ci ha lasciato molto perplesso e ci ha intimorito tantissimo, perché potrebbe voler dire andare a versare nelle banche private 163 miliardi per garantire alle stesse banche che il nostro Stato è solvibile e potrà liquidare nel caso in cui appunto dovessimo avere delle perdite su questi derivati. Una cifra esorbitante, soprattutto perché non viene definito quale sarà l'importo o la percentuale di garanzie che dovranno essere versate sui conti di queste banche private. E ricordo che potranno essere o liquidità o titoli di Stati dei Paesi membri. Ora, proprio la dottoressa Cannata, che è venuta in audizione nel merito dell'indagine conoscitiva che stiamo svolgendo sui derivati, ci ha detto che proprio la liquidità sarebbe il mezzo migliore. Bene, andiamo quindi a sottrarre liquidità ai nostri conti di ragioneria, di tesoreria, per riuscire a dare garanzie alle banche. Questo ci rende molto, molto perplessi. Quindi abbiamo approfondito la materia e siamo riusciti praticamente ad unire due filoni sui quali ci stavamo veramente interrogando. Uno è quello appunto sui derivati e l'altro è quello sul rating. Ma prima di parlare del rating, mi piacerebbe approfondire il fatto che gli stessi dubbi che abbiamo noi sulla gestione dei derivati, che sembra essere stata un po' parecchio disinvolta negli ultimi anni, la pensa come noi anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, che è un ufficio che noi non abbiamo mai visto con molta simpatia, in quanto non rappresenta nient'altro che un appendice della Banca Centrale Europea che viene praticamente che viene praticamente a controllare i conti, su come gestiamo i conti. Ebbene, lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio ci dice che c'è poca trasparenza in merito proprio ai contratti derivati stipulati dallo Stato, e lo dice proprio in un focus che ha realizzato apposta sui conti dello Stato. E sempre l'Ufficio parlamentare di bilancio, oltre a dirci che appunto c'è poca trasparenza, ci dice che probabilmente anche nel caso dell'Italia i contratti derivati sono stati utilizzati per far cassa, e non mi sembra che sia molto diversa da una delle risposte che ha dato poco tempo, pochi minuti fa il vice ministro Casero. Mi sembra proprio che appunto i derivati siano stati usati per far cassa, così come hanno fatto cassa spesso i comuni grazie ai contratti derivati. Quei contratti derivati per i quali spesso le banche sono state condannate. Sono stati condannati anche gli amministratori pubblici che hanno sottoscritto quei derivati, perché erano particolarmente lesivi degli interessi dei cittadini, perché facevano spendere troppi soldi ed erano troppo rischiosi proprio per le amministrazioni pubbliche. Il nostro dubbio è quindi proprio questo. Abbiamo timore che anche lo Stato abbia stipulato dei contratti molto simili a quelli che hanno stipulato i comuni. Difatti, tra le domande è proprio questa: il fatto di poter escludere, chiediamo con questa interpellanza se il Governo può escludere del tutto che vi siano somiglianze tra i contratti stipulati dello Stato e i contratti che hanno stipulato i comuni, per i quali appunto le banche e molti dipendenti pubblici, amministratori pubblici sono stati condannati. Sempre parlando di derivati, non pensare a domande che abbiamo già portato al Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero sul modo con cui probabilmente i derivati hanno agevolato i conti dello Stato nel momento in cui siamo entrati nell'Unione Europea. Probabilmente è proprio così. L'abbiamo più volte chiesto e più volte ci è stato detto di no, che non sono stati utilizzati per migliorare in modo farlocco, diciamo, i conti dello Stato. Però ci si fa sempre riferimento al modo con cui vengono calcolati
oggi, il SEC 2010, i conti dello Stato, la domanda che noi abbiamo posto più volte è se il regolamento che vi era all'epoca, che si chiama SEC 79, se questo regolamento veniva usato proprio in modo corretto, ossia chiediamo se effettivamente i derivati sono stati contati o no tra le passività dello Stato, perché in questo caso probabilmente non avevamo i requisiti a posto per entrare. E anche l'Ufficio parlamentare di bilancio mi sembra che anche su questo ponga un quesito. Una cosa molto particolare dei derivati è che conviene spiegarla. Che cosa sono i contratti derivati? Sono contratti che permettono comunque, ci dicono al governo che sono stati utilizzati soprattutto per ridurre il rischio di un innalzamento dei tassi di interesse. Questo ha senso se parliamo di un titolo specifico, di un'emissione specifica. I titoli a tasso variabile che il nostro Stato ha emesso, bene o male, sono i CCT e hanno durata di 7 anni. Quindi ha senso quantomeno potrebbe aver senso fare un derivato per assicurarsi che nell'ambito dei 7 anni il tasso non salga troppo, quindi lo Stato sia costretto a pagare troppe somme. E quindi potrebbe aver senso se fare un derivato della stessa durata. Invece no, come ci ha ricordato prima il Vice Ministro, sono stati fatti dei derivati anche con durata trentennale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente sono stati stipulati derivati senza avere realmente un sottostante presente. E questo è molto rischioso. Secondo noi è veramente un gioco d'azzardo. Perché vado a fissare un tasso, un po' come succede con i mutui ipotecari, vado a creare un tasso fisso quando magari tra 10-20 anni avrò dei tassi variabili che saranno molto più bassi rispetto a questo tasso fisso che vado appunto, mi scusi il gioco di parole, a fissare. Quindi veramente abbiamo paura, anzi temiamo, e iniziamo a avere ogni giorno di più degli elementi più certi, che probabilmente nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze si sia giocato un po' d'azzardo e si sia voluti cautelare in modo un po' sbagliato. E questi veramente ogni giorno ci rendiamo conto che ogni giorno che passa ci rendiamo conto che probabilmente è veramente così. Ma questi derivati appunto li abbiamo bene o male iniziati a stipulare negli anni 90 e tutt'oggi continuiamo a stipularli. Qual è la particolarità? Che dal 2005, come ci ricordava anche prima il Vice Ministro, appunto si è proprio lavorato su questo allungamento della duration. E secondo noi quindi questo è stato un comportamento un po' particolare. Ma chi c'era all'epoca al governo? Allora, all'epoca al governo c'era Domenico Siniscalco, che guarda caso è stato nei 4 anni precedenti e anche a cavallo di quando era ministro, è stato direttore generale del Tesoro. Quindi in un certo determinato periodo di tempo avevamo la stessa persona che era sia ministro sia direttore generale del Tesoro. C'era una legge all'epoca, la 165 del 2001, che diceva che il ministro non può praticamente fare ingerenza sull'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche, del governo, del ministero. Quindi una legge che aveva senso, però appunto non escludeva, la legge paradossalmente non escludeva che la stessa persona potesse rivestire due cariche. E in pratica avevamo la stessa persona che politicamente decideva una cosa e l'applicava proprio in certo qual modo. Lo stesso ministro Siniscalco, quindi in quegli anni sono stati stipulati moltissimi contratti, molti probabilmente anche con Morgan Stanley, e guarda caso pochi mesi dopo che ha lasciato l'incarico sia da direttore del Tesoro sia da ministro dell'Economia, dove va a lavorare Domenico Siniscalco proprio in Morgan Stanley. Ora, anche questo all'epoca non lo vietava la legge, non c'era una legge ben fatta sui conflitti di interessi come non ce l'abbiamo oggi. Quantomeno adesso la legge prevede che per 3 anni, quantomeno per 3 anni, una persona che lavora al governo non può quantomeno andare oppure nelle amministrazioni pubbliche con poteri autorizzativi, non possa andare a lavorare presso i soggetti privati con i quali ha stipulato dei contratti. Almeno quello. La legge l'ha fatta Monti nel 2012. Ma guarda caso, in questa legge del 2012 c'è un comma che dice che i contratti stipulati fino alla data dell'entrata in vigore di quella legge, logicamente sono esclusi, cioè tutto da dopo, quindi tutti i contratti derivati in pratica non rientrano in questo divieto. E in pratica è molto particolare, un po' di imbarazzo lo crea la nostra nazione, come lo crea verso i partner europei. Abbiamo un conflitto di interesse molto alto tra
banche, ministero, governo. È una faccenda veramente delicata che appunto pone molto imbarazzo, soprattutto quando partono delle indagini. Le indagini sono partite diversi anni fa e hanno riguardato le agenzie di rating. E mai avremmo immaginato che questo filone sulle agenzie di rating si collegasse al filone dei derivati. Ed è così perché i giudizi di rating che sono stati emessi verso il nostro paese negli anni 2010-2011, molto negativi, praticamente sono stati emanati anche da un'agenzia di rating che, guarda caso, è partecipata da Morgan Stanley, proprio una delle stesse banche con cui abbiamo stipulato derivati. E guarda caso, all'interno di questi derivati, proprio quelli stipulati in quegli anni, come dicevamo prima, verso il 2005, vi era una clausola che diceva se il rating si abbassa sotto una certa soglia e se la banca è esposta verso lo stato emittente sopra una certa soglia, si può attivare una clausola di recesso. E guarda caso, questa clausola di recesso comporta il fatto che lo Stato è obbligato a pagare tutte le potenziali e future perdite su quel derivato. In pratica, l'ammontare, così ci ha descritto la dottoressa Cannata, era di circa 3 miliardi e mezzo delle somme che avremmo dovuto pagare. E contraddicendosi, la dottoressa Cannata prima ci dice che non è stata, questa non era rinegoziabile, questa clausola, bisognava rispettarla così com'era. Poi invece ci ha detto che invece vi è stata una vera rinegoziazione, tant'è che abbiamo pagato 2 miliardi e mezzo. Al governo a quell'epoca c'era Mario Monti, anche Mario Monti sappiamo che appunto ha avuto molto a che fare con le banche, insomma, è una personalità che oltre ad essere professore, insomma, è molto vicino al mondo bancario. Ebbene, si è stata fatta una legge con la quale potevano essere utilizzati i fondi di tesoreria, sono stati gestiti in modo particolare, non particolare, ma in modo adeguato per riuscire a liquidare questi 2 miliardi e mezzo verso Morgan Stanley. E quindi praticamente capite come rating e derivati, i due filoni si uniscono creando molto, molto, molto imbarazzo. E quindi noi vogliamo approfondire la materia, abbiamo bisogno di guardare i derivati, guardare bene cosa c'è scritto in questi contratti, quantomeno quelli di Morgan Stanley, quantomeno questi contratti che hanno portato le nostre casse dello Stato ad avere una riduzione di 2 miliardi e mezzo. 2 miliardi e mezzo proprio negli anni in cui è stata fatta la legge Fornero. Ci ricordiamo tutti cosa è successo, è stata allungata la età pensionabile, magari si poteva anche evitare di farlo, il problema degli esodati, cioè tutte cose risolvibili magari se questa clausola non fosse stata pagata, 2 miliardi e mezzo. Per questo noi vogliamo approfondire, abbiamo già fatto due accessi agli atti, di cui di uno abbiamo già avuto il diniego e di uno quindi abbiamo già fatto ricorso alla commissione del Consiglio dei Ministri che si occupa proprio degli accessi, del diniego degli accessi agli atti e poi secondo noi, visto che siamo comunque parlamentari, abbiamo bisogno di capire bene come funzionano i conti dello Stato, cosa c'è dietro la contabilità dello Stato, ci riteniamo dei portatori di interessi perché rappresentiamo comunque i cittadini, cerchiamo di tutelarli e quindi abbiamo bisogno di vedere cosa c'è dentro in questi contratti. E quindi probabilmente se ci verrà negato nuovamente la possibilità di guardare questi contratti, probabilmente faremo anche ricorso alla giustizia amministrativa. Ebbene, Presidente, è veramente difficoltoso approfondire questi argomenti, però siamo riusciti e abbiamo posto diverse domande, tra le quali appunto, innanzitutto come dicevo prima, se si riesce a escludere del tutto il fatto che appunto i contratti derivati siano simili a quelli contratti dagli enti locali per i quali molti sono stati condannati. Poi chiediamo quali siano i livelli di esposizione di Morgan Stanley con lo Stato italiano ripartiti per singoli limiti e singole tipologie di operazioni in seguito a ogni singola sottoscrizione, acquisto o estinzione, cessione nei 2 anni antecedenti, il downgrade, perché prima abbiamo proprio parlato del fatto che questo downgrade ha comportato il pagamento di una clausola, ma probabilmente i Morgan Stanley sapevano che c'era, lo sapevano benissimo che c'era questa clausola, come lo sapevano anche al governo, al ministero, e quindi insospettirebbe ancora di più sapere se nei 2 anni precedenti sono stati stipulati altri contratti derivati, perché se comunque le cose, diciamo, non andavano bene, le cose per l'Italia, e quindi quella clausola era attivabile, quindi chissà se sono stati contratti altri contratti derivati in modo da fare in modo che l'ammontare totale di quanto abbiamo pagato è cresciuto negli ultimi 2 anni. Questo è veramente particolare e ci piacerebbe avere una risposta anche su questo. E se posso escludere il tutto la possibilità che siano stati appunto condizione clausole che, mi scusi,
Se a fronte di operazioni di copertura dei rischi di tasse come IRS, pardon, mi scusi, Presidente, alla luce di quanto esposto, quali siano le ragioni della reticenza del governo del ministro Padoan e dei suoi sottosegretari e dirigenti nel fornire le copie dei contratti derivati sottoscritti? Qual è il motivo per il quale non vengono dati questi contratti? Dalla dottoressa Cannata ci è stato detto in commissione che ci sono dei rischi speculativi. Secondo noi non è proprio così. Quali possono essere questi soggetti che possono speculare sul fatto che vengono pubblicizzati i dati riferiti ai derivati contratti dello Stato? Secondo noi sono le stesse banche, controparti, magari potrebbero essere loro, ma secondo noi veramente questo rischio non c'è. Secondo noi temiamo si voglia nascondere qualcosa. Quindi veramente, veramente la mia preghiera è questa, Vice Ministro Casero, faccia il possibile affinché ci vengano comunque dati almeno questi contratti. E non si può non pensare comunque alle indagini che sono in corso a Trani. Siamo benissimo, siamo sensibili al fatto che i poteri legislativo e giudiziario devono essere separati, però non possiamo non rivolgere sempre al Ministro una preghiera, visto che si stanno svolgendo delle indagini particolari a Trani, verso dei colossi, quali le agenzie di rating, quali le banche. Chiediamo se veramente non sia il caso di dare più sicurezza a questi pubblici ministeri, perché veramente noi temiamo per la loro incolumità. Grazie, Presidente. La ringrazio, onorevole Pesco. Non siamo per niente soddisfatti, ma più che altro non tanto per le mancate risposte, perché qualche risposta l'abbiamo ottenuta. Almeno siamo più tranquilli sulla questione di Morgan Stanley e dei contratti stipulati nei 2 anni. Il governo dice che non ce ne sono stati. Quindi non sulle risposte, ma proprio sulla conferma dell'atteggiamento. Presidente, poi alla fine è questo, cioè sentire alla fine del discorso del viceministro, mi sembra una persona preparata che abbiamo conosciuto, che utilizzare una duration di 30 anni lo si fa perché in questo momento i tassi sono estremamente bassi, non ci vedo nessuna base scientifica su questo, cioè non significa niente perché i tassi attuali sono estremamente bassi. Cercare di avere delle duration di 30 anni, vista la situazione particolare del momento, non mi sembra abbia nessuna base scientifica. Ma ciò che. E in più spero nel governo che effettivamente abbia valutato, perché sono tante le inchieste in corso per l'Italia in merito non agli acquisti dei derivati delle amministrazioni centrali, ma delle amministrazioni periferiche. E voi non avete riscontrato nessuna violazione. Noi ve ne abbiamo, nell'interpellanza ve ne abbiamo elencate alcune. E io spero veramente che abbiate fatto, perché queste sono vostre dichiarazioni che rimangono agli atti. Quindi io spero veramente in voi che sia stata fatta un'analisi accurata di queste informazioni. Ma ciò che più, Presidente, fa rovellare il mio cervello, ripeto, è proprio l'atteggiamento. Che è uguale, identico alla risposta che il Presidente della Banca Centrale Europea mi ha dato ieri, che ieri abbiamo avuto il Presidente Mario Draghi in commissione, e mi ha dato delle risposte a dir poco imbarazzanti, a dir poco imbarazzanti, perché come si può pensare di andare a lavorare, Presidente, per chi ti ha venduto poco tempo prima un derivato non col fiocco, col cappio? Perché quei soldi sono i soldi dei cittadini, cioè sono gli stessi soldi che poi voi dite che mancano durante, per esempio, le ricostruzioni dei terremoti. Quindi in quei momenti mancano i soldi, però per comprare derivati, per fare operazioni finanziarie di finanza speculativa, invece i soldi ci sono. Vice Ministro, lo sa quant'è la stima dei danni materiali, perché quelli immateriali sono incalcolabili naturalmente, di 2 terremoti, per esempio gli ultimi, quelli dell'Emilia e quello dell'Abruzzo? Bene, i danni ammontano a circa 23 miliardi di euro. Noi ne stiamo perdendo con i derivati oltre 40. Gli stessi aquilani avrebbero potuto ottenere quei soldi, questi 40 miliardi, per poter ricostruire la propria città. Perché
Quindi utilizzare quei soldi per le imprese del territorio che si sarebbero risollevate e avrebbero ricostruito la propria città, che non è colpa loro, non è colpa loro se è distrutta, non è colpa di nessuno, sono eventi naturali, ma dimostrare solidarietà in quei momenti, ma non solo, ma anche lungimiranza, perché ripeto, i soldi andrebbero alle imprese che avrebbero ricostruito i territori colpiti, ma invece si preferiscono, si continuano a preferire le slot machine, perché i derivati non sono altro che slot machine, Vice Ministro e Presidente, non sono altro che slot machine. Voi dovete costituirvi insieme a Ruggero al processo di Trani. Cosa vi spinge a dire no? Neanche qui avete risposto. Ci rimandate alla risposta dell'altra volta, con la quale ci dite che non vedete, quindi notiamo che Padoan fa anche il magistrato, fa il giudice, riesce a valutare che non ci siano stati danni per l'Italia. Quindi no, non mi costituisco, casomai dopo. A quel processo, Presidente, sembra di assistere a delle scene di mafia. Io sono un territorio che l'ha subita la mafia, tutta l'Italia ha subito la mafia, la Sicilia in particolar modo. E mi sembra di vedere lo scagnozzo che va dal cliente e gli dice: devi comprare questo titolo. E lì c'è mio cugino che decide che valore ha quel titolo. E se mio cugino decide che quel titolo dovrà diminuire di valore, allora io vengo da te e ti chiedo i soldi. Perché dobbiamo spiegarlo. Se andiamo su termini tecnici, i cittadini non lo capiscono. E la politica, e lo dice anche la legge, deve essere trasparente, limpida e semplice. Semplice, perché non tutti i cittadini hanno le conoscenze che noi abbiamo. Non tutti i cittadini hanno studiato economia. Hanno altro da fare. Ci sono altre competenze importanti per tutto il paese. Dicevo, come si può pensare di andare a lavorare per Goldman Sachs dopo che tu eri suo cliente, ma non suo cliente con i tuoi soldi, ma con i nostri, con i soldi degli italiani? E non mi si può dire, Presidente, che non c'era una legge, perché Draghi ieri mi ha detto: ma non c'era una legge. È moralmente inaccettabile. Cioè, dichiarare che io ero dirigente del Tesoro, acquisivo derivati da Goldman Sachs con i soldi dei cittadini italiani, non miei, poi vado a lavorare un paio di mesi, perché così mi ha risposto: io ho lavorato un paio di mesi all'università, solo dopo un paio di mesi sono andato a lavorare per Goldman Sachs. Ma chi vogliamo prendere in giro? Lo stesso ufficio europeo, l'Olaf, dichiara che ci vogliono anni prima che decada questo conflitto di interessi, perché non puoi collegare l'azienda col dirigente pubblico nel giro di poco tempo, devi far passare anni. E allora lì sì che il conflitto di interessi decade, ma non dopo un paio di mesi. Io non lo farei mai. Io non lo farei mai, non potrei, perché mi spiace riprenderlo, ma è una persona per me importantissima. Borsellino diceva che una persona deve essere, non deve solo essere pulita, ma lo deve anche sembrare. E se io vado a lavorare per un mio ex cliente, io non sembro pulito, soprattutto se sono un amministratore dello Stato che ha perso più di 2 miliardi con quel cliente. Mario Draghi, direttore generale, firmò una clausola con Morgan Stanley prevedendo una riduzione contrattuale unilaterale in caso di declassamento che permetteva alla sola banca di estinguere i contratti derivati prima della scadenza, con il pagamento di 2 miliardi e mezzo. Ancora non abbiamo saputo quale voce contabile fosse autorizzata per tale transazione. Oggi scopriamo nel bilancio di previsione, scopriamo dei documenti programmatici, ma voi ci dite che un'amministrazione pubblica può fare degli acquisti con i soldi dei cittadini e i cittadini non devono sapere niente. Cioè, voi ci state dicendo che la massima disclosure, la massima trasparenza è quella che voi ci avete dato, cioè niente, nessun contratto, nessuna informazione. Quindi c'è chi amministra, chi utilizza i soldi delle tasse dei cittadini, tasse che vengono dal sudore, che vengono dalla cassa integrazione, che vengono da bollette non pagate, da notti insonni, operai, insegnanti, precari, esuberati, esodati, disoccupati, in mobilità. Che paese abbiamo creato? Che paese è? Un paese in cui si continuano a mantenere categorie senza lavoro, stressate, perché poi non so se sapete cosa significa
Io sono stato in cassa integrazione, sono stato in mobilità, ho fatto l'operaio, ho fatto l'impiegato, ho fatto l'imprenditore. Ho vissuto un po' tutte queste situazioni. Non vivi, non vivi, non vivi. Quei soldi vanno investiti nell'economia reale, Vice Ministro. Dovete cambiarlo questo modo di fare. Non possiamo continuare a dire all'operaio che non possiamo garantirgli un lavoro e poi perdere 40 miliardi di euro in slot machine con i derivati. L'Italia, me lo ripeto, è una repubblica fondata sul lavoro. Vogliamo capire o no che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro? Si deve creare lavoro, se non si riesce bisogna creare un reddito di cittadinanza. Perché ripeto, l'articolo 1, Presidente, articolo 1, il primo, non ce ne sono altri dietro. L'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Le amministrazioni invece in questi anni sono impazzite e mi sembra veramente di paragonarle a chi? A quei pazienti ludopatici che non riescono a smettere. L'amministrazione pubblica dello Stato, il Tesoro, sembra un paziente ludopatico che continua a spendere i soldi dei cittadini senza garantirgli un lavoro, un reddito e con 40 miliardi a voglia il reddito di cittadinanza. Ho finito, Presidente. Per fargli scommettere poi finisco, perché poi la cosa più assurda lo sa cos'è, Presidente? Chiudo con questa. Si arriverà a scommettere, perché a volte con i derivati si scommette anche sugli millimetri di pioggia caduti in un determinato territorio. Allora lo Stato italiano rischia di scommettere sui millimetri di pioggia che potrebbero cadere su una città che verrà distrutta dai millimetri di pioggia, cioè dovrà godere dalla distruzione di una propria città. Si arriverà a questo, Presidente. Se non si cambia, si arriverà a questo. E voi ancora, Presidente, Ministro, Governo, ancora avete la possibilità di cambiare. Potete cambiare. Ve lo chiediamo con forza. Grazie.